Eccoci qua, buongiorno da Nicola Andrini, siamo presso CrossFit Pistoia e oggi vedremo la programmazione di martedì 25 giugno 2018. Qual è il nostro compito di oggi? È quello di mettervi a disposizione 15 minuti per costruire un set pesante di 3 clean high pull, ovvero sia che cos'è il clean high pull, il bilanciere parte da terra, diamo una poderosa estensione delle anche e delle ginocchia portando il bilanciere fino al punto massimo dopo il quale inizierà a ruotare per entrare nell'incastro al petto. Poi due hang power clean, che cos'è l'hang power clean? Questa volta il bilanciere non parte da terra ma parte appeso all'altezza delle cosce, devo esplodere fino a portarlo sulla posizione. Poi abbiamo da compiere un power clean con un secondo in tenuta di semi accosciata. Cosa significa? Il bilanciere si è già staccato da terra, è arrivato all'incastro al petto, però prima di distendere le anche rimango 2 secondi in tenuta isometrica in questa posizione. Ovviamente devo tenere ben serrati gli addominali, i glutei, il core per potermi inserire sotto e poi al termine dei 2 secondi distendermi e completare il clean. La seconda parte del workout di oggi sono 3 AMRAP, ovvero sia più round possibili di, intervallati da 4 minuti di riposo, quindi 4 minuti di lavoro e 4 minuti di riposo. Cosa contengano i 4 minuti di lavoro? Contengano 27 o 21 calorie assault bike, semplicissimo, l'assault bike la conoscete tutti. Riprendendo il lavoro di prima, 21 power cleans, per l'uomo il carico è 70, per la donna il carico è 50. Poi 15 burpee box jump over, ovvero sia mi pongo di lato al box pliometrico e salto oltre partendo dalla posizione di burpee. Sapete che ci sono varie tecniche più o meno efficaci ed efficienti per compiere questo movimento, però quello che conta qui è la continuità. Devo trovare una tecnica che mi consenta di fare i 15 burpee quasi a broken in maniera interrotta senza essere costretto a riposarmi troppo. L'altezza del box misurata in pollice 30 per gli uomini e 24 per le donne. Al termine di questo primo AMRAP da 4 minuti ho 4 minuti di riposo completo. In questi 4 minuti di riposo completo rimanete comunque attivi, non perdete concentrazione, camminate, una minima idratazione che vuol dire sciacquarsi la bocca e sputare senza bere troppo perché poi vi dà noia nel round successivo. Quando il cronometro scatta dovete di nuovo compiere il ciclo di prima, solo che cala il carico del bilanciere. Quindi quelli che erano i pesi per gli uomini scendano a 60 kg e quelli che erano per le donne scendano a 42,5. Poi il resto è tutto uguale. Altri 4 minuti di riposo e un successivo AMRAP da 4 minuti dove il carico cala ancora. L'uomo dovrà compierlo con 50 kg e la donna con 35. Ovviamente sarete provati, però con il carico che cala probabilmente realizzerete un numero maggiore di rounds.